Derby di Coppa di fronte a Teramo e Pescara, ottavi di finale, gara secca in caso di parità al 90esimo, supplementari ed eventuali calci di rigore. Ai quarti la vincente affronterà una tra Ancona e Viterbese. Auteri opterà per un corposo turnover, tutti convocati tranne Drudi, gli infortunati Chiarella e Di Gennaro. In pole il portiere pescarese Alessandro Iacobucci, attualmente svincolato. 4-3-3 il probabile 11 Sorrentino Trepani. In difesa Zappella, Janes, Veroli e Rasi o Frascatore. Possibile novità sostanziale a metà campo il debutto stagionale dal primo minuto di Valdifiori, Rizzo e Diambo, Mezziali davanti Clemenza e Rauti a supporto di Marilungo. Staffetta verosimile per Eugenio D'Ursi, appena ristabilitosi dai recenti problemi di natura fisica. Per contro Teramo privo degli infortunati Trasciani, Kerematang, Cucurullo, Fiorani e Arrigoni. Dubbio Rossetti, organico corto, diversi cambi soprattutto per necessità, la probabile formazione Agostino Trepali, in difesa Buà, Bellucci, Piacentini e l'italo albanese Ndreka, scuola Lazio classe 2001, a centrocampo Mungo, Lombardo e Asio Osmanovic, in attacco il tridente Montaperto, Bernardotto, Rosso, il tecnico Federico Guidi. Il Pescara è una squadra che fa grande possesso palla, questo basta analizzare i dati del campionato. Siamo le prime due squadre per dato statistico di possesso palla. Quando trovi queste squadre qua devi essere abilissimo a pressare, perché devi un po' inibire quelle che sono le loro fonti di gioco. È una squadra che ha una rosa molto profonda, con giocatori di grande esperienza e di grandissima qualità tecnica. Serve in una partita del genere grande attenzione, il riuscire a mantenere le distanze tra i reparti, in maniera da riuscire a collaborare l'uno con l'altro, per non andare su quello che è il mondo preferito del Pescara. Quindi serve tutto ciò che non abbiamo fatto a Montevarchi, contro il Montevarchi. A livello ufficiale, confronto che torna dopo 14 anni, settembre 2007, Stadio Adriatico, Coppa Italia fase a gironi, 1-1 il verdetto finale. Bartoletti neutralizza il penalty di Daniel Margarita. Momentaneo vantaggio biancazzurro firmato da Fortunato, un autentico gioiello. Il pari biancorosso siglato invece da Maralda.